evitare, poteva evitare. Come ha passato la cosa, come è passato Real Madrid e guardi miracolosamente siete che è andato all'Urdes. Vabbè, ma la microfrattura, che succede? Sai che sei più scuro del tuo amico Clarence, sei qui in questo momento. Che succede? Non c'è da ridere. Io chiedo scusa a casa. Pensate alle famiglie lì, nella domenica pomeriggio, pensate ai ragazzi, ai giovani. Alla sua di famiglia. Che, pensate alla sua famiglia, ha ragione Simone. Ma che è successo? Vabbè. No, vai avanti perché ci interessava che cosa di Hai detto una cosa giusta. Eh? Stavi dicendo una verità. Poi non vi lamentate, no, scusate. So, non vi lamentate se andate su YouTube. Credo che Brambatti sappia anche come mai è andato là. Non vi lamentate se a Striscia la Notizia ci fanno lo special. I viaggi in taxi sono pericolosi. Che è successo a Crudeli? Cosa è successo? Crudeli, ti giuro che la prossima volta che parli seriamente ti tiro un culo così. Così impari a fare il pirla. Allora, qualcuno deve andare al bagno, poi dopo per caso? Dire, parliamo, deve al bagno? Allora parliamo di calcio seriamente, parliamo di calcio. Sto rimbambito, sto vecchio, rincitrullito. Ah già, è vero, se non si parla di Mina, tutto il resto è... Oddio. Ma siccome è capitolato sulla caffè... Daniel D'Abbozzano ci scrive: buonasera, sono un tifosissimo juventino e secondo me dopo la sosta la Juve vincerà sia col Napoli che con il Reale. Tutti ubriaco, parleremo di una grande ubriaco. Juve. Scusa Simona, ma non è... Adesso sciopero, giuro. Ha ragione. Aiutaci, ribaltiamo. C'è la stupidea. Cos'è? È un caso patologico. Grazie Corno di esistere. Chiamate il 118 che lo facciamo portare momenti. Via. Grazie Corno. Vogliamo parlare dei momenti che ci regali tu, Tiziano? Io non dico più nulla finché no, perché è bellissimo. Restate su di lui. Restate su di lui. Restate su di lui. Andiamo, andiamo avanti. Sembra un cartone animato. Io andrei in pubblicità. Grazie Corno. Sei scemo. Per me è Brambatti un po'. Sei un po' scemo. Sì. Vai, vai Simona. Andiamo in pubblicità. Sì. Tutti piangono da ridere, noi andiamo in pubblicità. Voi continuate a scriverci. Diretta Stadio Chiocciola. C'è da piangere? C'è da piangere. Pubblicità. Allora, più o meno ci siamo ricomposti, Crudeli non è in condizione di andare avanti con la trasmissione, quindi è lì, ma non parla, perché, insomma, anche... Elio, che credibilità può avere poi a questo punto? No, nessuno. Qualsiasi cosa dica. No, ho fatto una bella battuta, per carità, niente da dire. Quando le battute sono intelligenti e belle, va, vanno rispettate. Però... Però stavo facendo un'altra riflessione. Sì. Io lo conosco da 20 anni, Tiziano. Adesso lui ha circa 65 anni, è la prima volta che ha fatto una battuta in vita sua. Meglio tardi che mai. Vedi, 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 questa è la dimostrazione che non sa cogliere, che non è spiritoso. Perché no? Cioè, più, le butta, più... le butta laddove, laddove sa che poi dopo raccoglie le risposte di un certo tipo. Non, vedi che lui sa prendere per il culo allora, gli avversari, allora tu devi... ma quando viene preso per i fondelli deve reagire in questa maniera. Come... Complimenti Corno, come hai rovinato un momento molto simpatico. Oh! Ci siamo divertiti moltissimo noi. Ci un siamo momento molto simpatico. E questa risposta sicuramente non ti fa onore. Questa è la dimostrazione. Questo è Corno, signori, che sa prendere in giro gli altri e quando è preso in giro reagisce in questa maniera. Complimenti. Allora Corno, dimmi che bravo, cosa ho bravo, detto bravo, di bravo, tanto grave. Lo so, bravo, chi era lui, mica ah, vado a fare un giro perché ma ha fatto girare le scatole, non sa, non, si ride, adesso ridi, ridi, complimenti l'autogol, bravo, bravo. Però aspetta, aspetta, Tiziano, ma ci sono delle mail bellissime, Tiziano. Ti faccio un regalino io. Vabbè, li guardiamo noi, li guardiamo, hai fatto arrabbiare Tiziano, hai visto? Hai fatto arrabbiare Tiziano. Guarda, era così allegro, era certo, radioso. Certo, perché dopo poi quando tu gli fai la contromossa, allora siccome non sa cosa dire, prende va. Allora, da casa suggerivano di chiamare il 118. E se lo fa, sa quel che fa, chi lo sa, quando è che sbaglia, quando ci dona o quando ci toglie, chi lo sa. Parleremo di una gara.
grandi. Ubriaco! Scusa Simona!